Allora, sconfitta amara in questo esordio in Eurocup, che cosa è andato storto, cosa si poteva fare meglio? Ma sicuramente 89 punti sono troppi, la difesa deve essere un nostro punto di forza, non si è riusciti a fermare i loro esterni che hanno comunque spaccato la partita. Avevamo preso ritmo in attacco facendo dei canestri, giocando una bella pallacanestro, ma poi in difesa non siamo mai riusciti a fare 3-4 stop di fila per permetterci di tornare in partita. Quali sono i punti su cui dovrete lavorare in vista della prossima partita, invece? Ma sicuramente la parte difensiva deve essere, come ho detto, il nostro punto di forza. Dobbiamo sempre partire da quello perché poi ci permette di correre, di avere canestri facili e poi l'attacco viene da sé. Sarà sempre più semplice giocare bene in attacco quando difendiamo forte. Rispetto alla scorsa partita, invece, avete riscontrato un miglioramento nella chimica in attacco, secondo te? Assolutamente, oggi è rientrato anche Matteo che sicuramente avere un creatore di gioco in più ci aiuta molto e dobbiamo essere bravi a saper coinvolgere tutti. Siamo una squadra a cui piace passarci la palla, quindi sono convinto che nonostante siamo ancora in rodaggio ci toglieremo belle soddisfazioni. Perfetto.